Invece del risultato che tutti avevano previsto, una netta vittoria del presidente uscente, il Montenegro si risveglia con il muro contro muro tra Filip Vujanovic, capo dello Stato uscente, e lo sfidante Miodrag Lekic. A urne chiuse il presidente uscente, 58 anni, candidato del Partito Democratico dei Socialisti guidato dal premier Djukanovic, ha rivendicato la vittoria con oltre il 51% delle preferenze. Lekic, 66 anni, già ministro degli esteri ed ambasciatore jugoslavo in Italia, ha denunciato un furto elettorale ed un colpo di Stato nel dichiarare la vittoria senza che la commissione elettorale avesse reso noti i risultati. È forse lo scenario peggiore per il Montenegro. Indipendente dal 2006, impegnato nel negoziato di adesione all'Unione Europea da giugno scorso, il piccolo paese balcanico deve fare i conti con una corruzione dilagante ed una profonda crisi economica.